Buongiorno, buonasera, ovunque voi siate, siamo qui a Mimose Time e insomma, oggi l'intervista è. Intanto abbiamo Larissa Yudina che ci farà da traduttrice perché appunto lei tradurrà il russo di un ospite eccezionale. Lei è Mary Queen. Ciao Mary. Ciao Katie. Ciao. Allora, intanto presentiamo Mary. Mary è, abbiamo detto, un'attrice, una cantante, una filantropa e una produttrice e organizzatrice anche di eventi. Perché siamo qui oggi, Larissa? Che cosa ci deve dire, Mary? Mary ci racconterà sicuramente della sua storia, come ha cominciato a cantare. Ha spiegato perché siamo qui in gestione e ha detto che racconterà la sua storia, come ha iniziato a cantare e cosa ha seguito. Спасибо, Лариса. Меня зовут Мэри Куин, да, еще раз. Я начала петь 5-6 лет назад, Si chiama Mary Queen, cominciò a cantare solo 5 anni fa, 6 anni fa. После того, как попала в реанимацию. Dopo che purtroppo si è trovata in rianimazione, anche con il coma, come mi hai Да, да, detto, да, да. Но я попала без деталей в реанимацию и услышала голос, который мне E говорит, nel risvegliarsi dal coma ha sentito una voce che le diceva: devi cantare, canta. Che bello! И вот после этого уже организовала 30 разных проектов, в которых пела. E dopo questo, diciamo, desiderio che appunto è stato trasmesso da questa voce, lei appunto ubbidì, già organizzato 30 diversi progetti dove appunto ha cantato e riunito le persone. Che bello. Quindi, ma il tuo modo di, cioè, come hai scoperto di saper cantare anche in un certo modo? Per esempio, Larissa, lei è una soprano, no? Quindi lei canta musica lirica, ma tu che tipo di canzoni fai? Che tipo di genere canti? Она когда спрашивает, как ты поняла, что ты можешь петь, как ты почувствовала, что тебе будет так легко и здорово сразу получится, потому что говорит, какой у тебя тип жанра, который ты решила, выбрала для себя, потому что я, говорит, она певица оперная, а как тебя охарактеризовали? Да. А я, наверное, певица, которая поет душой. Lei è una cantante che canta con l'anima. Как я это поняла, но я... Come ha capito lei stessa? Я выбираю каждый раз те песни, от которых у меня мурашки по телу. Lei sceglie ogni volta in volta, le canzoni che le fanno venire pelle d'oca a lei. Ah, ecco, quindi non c'è un genere preciso che le piace. Niente говорит какого-то жанра специального. Я пою и русский романс, Canta anche romanzi и russi, джаз, и jazz, на английском, и in на inglese, anche французском. in francese. Я бы, наверное, это охарактеризовала больше, как я рассказываю историю музыкальную. Lo caratterizza come racconto musicale. Ah, che bello. Ma quindi adesso che sei a Milano, no? Tra l'altro siamo in un contesto meraviglioso, insomma, siamo veramente in un luogo fantastico di Milano, perché Milano è bella, però il centro è ancora più bello, no? Diciamo così. E che cosa devi presentare a chi ci sta ascoltando in questo momento? Qual è l'evento che state Расскажи, organizzando? пожалуйста, про наш воскресный ивент, который будет реализован, и в чем его смысл, и для чего это все происходит, почему мы здесь находимся. В воскресенье в 2 часа по Милану. Domenica alle ore 14 di Milano. Allora, domenica 11 aprile, ore No, 14. 10, 10. 10 aprile. Domenica 10 aprile si svolgerà questo evento alle ore 14 in Italia. Мы приглашаем всех на благотворительный эфир. Stiamo invitando tutti amici, tutti quanti, per una diretta di beneficenza, un concerto live per beneficenza. Ah, bellissimo. Sarà quindi un concerto, un evento di beneficenza, un concerto live. E chi saranno i cantanti? 16 участников. Sono 16 partecipanti. Пяти стран, di 5 paesi del mondo. То есть Россия, Украина, Италия, Quindi Украина, Италия, poi Россия, Russia, Сингапур Singapore и Бали. e Bali. Bali, sì. E sono tutti cantanti che saranno nel loro, a casa loro e И canteranno. будут все певцы, которые будут петь у себя дома. Отвечу. Да, все. Пожалуйста. Ognuno canterà da casa sua, milanese logicamente si riuniranno qua. Ah, ok. E, sono cantanti e sono anche Paete.
Режиссеры, журналисты, которые почитают поэзию. E loro leggeranno la poesia che amano. Che bello! Quindi ognuno porterà il suo contributo. Каждый принесет свой вклад. Да, концерт называется «Подари талант». Concerto si intitola «Regala il tuo talento». Quindi «Regala il tuo talento» è il titolo del concerto. Да. И мы поддерживаем фонд. E noi stiamo sostenendo e stiamo raccogliendo i soldi, il denaro, per il fondo «Подари жизнь», che si chiama «Regala la vita». Организован он русскими двумя актрисами. Che è organizzato dalle due eccezionali attrici russe, molto famose. Очень известные. Чулпан Хаматова. И Дина Корзу. Allora, ripetiamo bene i nomi delle due attrici, sono? Чулпан Хаматова e Дина Корзу. E loro saranno in Russia? Да, они в Москве. Loro abitano a Mosca. E questo fondo esiste, сколько лет уже? Уже 20 лет. E questo fondo esiste da 20 anni. Да, E aiuta? Очень известный фонд, дети, болеющие онкологией, онкологические. Per aiutare a comprare medicine, fare operazioni ai bambini che hanno purtroppo malattie oncologiche e altre malattie molto gravi. In Russia, i bambini che sono in Russia. Da. Per famiglie che non possono, che non possono permettersi le cure. Чулпан Хаматова в Москве, а Дина Корзун живет в Швейцарии. Но они не участвуют, они поддерживают наши события. Мы поедем в гости к ним. Чулпан Хаматова обита в Москве, invece Дина Корзун обита в Швейцарии. Forse troveremo un momento di andarla a visitare. Certo. Ma come si fa per dare questi fondi? Come deve fare una persona per dare fondi? Чтобы перечислить деньги, помочь. На странице фонда. Sulla pagina del fondo. Есть наше событие. C'è pubblicato il nostro evento. Да. И соответственно есть ссылка. E c'è anche un link, который мы вам можем. Che noi assolutamente la trasmetteremo a signora Chetti. Certo, assolutamente. La nostra cara Chetti. И нажим переходя. Ma se fosse possibile io verrei anche qui a seguire la. Если можно, она бы пришла, бы посмотреть на то, что будет происходить. Sì, è possibile. È possibile? Sì, sì, sì. No, perché appunto le persone devono sapere come contribuire a questo fondo, no? Quindi si possono collegare a un link, poi metteremo tutti i nomi, insomma tutto quello che è regolare. E quanto possono dare al fondo? Сколько могут подарить? Quanto? Как душа? Quello che desiderano, quello che si sente. Минимальный там взнос 100 рублей. Минимум sono 2 euro, voglio dire, comunque. Proprio una cifra simbolica. Giusto per. Ma poi ognuno decide personalmente. Certo. Quindi esiste un conto corrente, c'è un IBAN? Esiste IBAN. Посылки, прямо на посылку вы переходите, там есть кнопка «Помочь», нажимаете на кнопку «Помочь» и... Allora, sul link andiamo sul tasto «Aiutare» e lì ci saranno coordinate bancarie, да? Банковский счет? Нет, по карте, Visa, MasterCard. Una карта, con карта, numero di карта. Когда вы покупка, вообще? Come forse un acquisto. Ah, perfetto. Quindi l'appuntamento è per domenica 10 aprile alle 14.30 su Facebook, giusto? Alle 14. Alle 14 su Facebook. На Фейсбуке? Ну, все, кто делает перевод, получат ссылку на эфир. Tutti quelli faranno un versamento, subito ricevono link per entrare in diretta, in questa diretta, perché si aprirà automaticamente con donazione. Ah, quindi adesso in questi giorni voi... Автоматически они получают сразу link после того, как произошла оплата. То есть уже система налажена таким образом. За 24 часа до концерта получат... Però 24 ore prima del concerto. Quindi abbiamo 3 giorni ancora. Ancora 3 giorni, quindi dobbiamo fare veloce perché... bisogna versare appunto questo piccolo contributo, comunque quello che uno vuole dare, e collegarsi a questo link e poi si potrà partecipare all'evento, quindi sì. È collegato al versamento, alla partecipazione all'evento. Sì. Okay. Sì, sì, esattamente. Нужно, наверное, добавить тоже нашим телезрителям. Bisogna aggiungere per i nostri telespettatori что будет все происходить на русском языке. Okay, tutto questo avverrà in lingua russa. Però c'è molta poesia nella lingua russa. Certo. Io personalmente canterò in italiano. Ah, ecco, tu canti in italiano.
Fai il contrario. Certamente, se нужно будет, я представлю по-итальянски, даже не за камерой. In caso di necessità, se vediamo che abbiamo telespettatori italiani e un certo anche piccolo numero, io comunque sarò pronta dietro la camera con la voce translator. Che la traduttrice. Praticamente quasi simultanea. Perfetto, quindi diamo appuntamento questa domenica, intanto poi metteremo in sovraimpressione dove potete collegarvi e dove fare il versamento, cioè comunque questo il link, no, che serve per partecipare. Quindi si fa il versamento, poi arriva il link per partecipare domenica. Sì, ok, esatto. Così è. Allora, intanto se fate un saluto cantato. Io non ho fatto vocalizzi, ma... una piccola cosa. Auguri a questo progetto. Sì. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri con la vita, tanti auguri a te. Brava Larissa. Благословила. Grazie. Allora, quindi insomma, ringraziamo ancora Mary, perché effettivamente, a parte che è una bellissima storia, e questa scoperta dell'arte dopo un evento così drammatico, secondo me è una cosa veramente che mette i brividi. Grazie, perché già la tua storia, dopo queste drammatiche circostanze che hanno iniziato, già ci vede gusino кожу на руках. Grazie a te. Grazie. Tanto sentiamo.